No, la transizione! Ecco cosa mi sono dimenticato. Buongiorno a tutti, ragazzi, bentornati. Dovrei rifarla adesso da capo perché mi sono dimenticato di inserire ma subito verso Braixen, subito Virgil più Aegao di nuovo. Va bene. Braixen me lo ricordo, ti farò quello di Pocken se sei soddisfatto così. Grazie per avermi salutato e aver subito sparato il verso. Ah, Dugong! Andiamo, let's go, va bene, cominciamo subito così. Allora, di Dragon che chiede Dugong. Vediamo come me lo invento, Dugong. Beh, allora, Dugong classico, però facciamolo tipo così. È una foca, quindi Dugong! Dovrei chiamare Lore, è vero, è vero, è vero, è vero. Dovrei chiamare Lore. Ok, va bene. Inizio fiammante. Ho visto che qualcuno aveva 5.000 punti. Con i 5.000 si riscatta il nome nella Nuzlocke, scusatemi. Questo è tè comunque, lo ripeto ogni volta, signori di Twitch. È il mio bicchierone di tè per rinfrescarmi. No, purtroppo non c'è bisogno di cose per essere così. È semplicemente è l'hardcoreità che mi ha reso così. L'hardcoreità mi ha reso così. Cosa volevo ricordarvi prima di cominciare? Ah, vabbè, una cosa anzitutto. No, ma non è una birra, ragazzi, è un tè davvero. Cioè, se no l'avrei detto. Non mi hanno ancora accettato l'emote di favizzato. Malissimo perché oggi ci serviva. Io chiaramente non posso esprimere dissenso nei confronti della piattaforma, però lo esprimo comunque perché non ha senso. Peccato davvero. E cos'altro vi dovevo dire? C'erano delle cose che vi dovevo dire. Ah, sì, è uscito il secondo episodio dei salvataggi sul canale YouTube. Lo trovate qua sotto il canale di YouTube. Dopo andatevelo a vedere. Molto bello perché abbiamo esplorato un salvataggio francese che mi ha mandato Resta di diamante. E a parte Pinguleon, ho già visto che è stato cambiato, va bene. E Piplup che è tipo Titlef! Ci sono tutti i nomi in francese e alcuni sono veramente ironici. Tipo c'è Le Machopeur, che è il Machoke, andatevelo a vedere, fidatevi. Le Magikarp, sì, ce ne sono diversi per cui vale assolutamente la pena. Sì, il libro su Totti, chiaro che l'ho letto. Anche questo fa parte del video di oggi, se non l'avete ancora visto, volete andarvelo a vedere. Eccolo qua. Tra l'altro, in prima pagina, per chi entra da subito, vi meritate come al solito qualcosa di inedito. Non l'avevo ancora fatto vedere e nel video non me ne sono accorto, ma Resta mi aveva lasciato anche un messaggio nella prima pagina. Ah, francese. Sium. E niente, questo era il messaggio di Resta. Che brutta scrittura, e non hai visto come scrivo io. Non hai visto davvero come scrivo io. Leggi il sommario. Va bene, ragazzi, facciamolo. Da hardcore Nuzlocke di Pokémon Platino alle barzellette di Totti, però ci sta. Allora, indice. Totti e le barzellette di Maurizio Costanzo. Il sorriso di Totti. Il cuore di Totti. Prefazione. Tutte le barzellette su Totti. A 200 sub leggi tutto il libro in live. Però una ve la leggo. Allora, cominciamo. Comincia con l'intervista. Nome: Francesco. Cognome: Totti. Nato: sì. Grazie, Francesco. Vediamo. Vediamo, 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 vediamo. Ok, al Cepu. Queste sono tutte molto divertenti. Totti e Del Piero si incontrano nei corridoi del Cepu durante l'intervallo. Totti. Ciao Alex, come stai? Ti vedo triste stamattina. Eh sì, mi hanno interrogato in storia e ho preso un brutto voto. Perché? Che hai sbagliato? Una domanda facile, quasi cretina, ma sai, quando sei davanti al prof ti viene la cagarella. E che ti ha chiesto?
mi ha chiesto come si chiama Volta, anzi, come si chiamava Volta, e io non ho saputo rispondere. Ma dai, questa era proprio facile, la sapevo pure io che studio mai. Era impossibile da sbagliare. Ma davvero tu sai come si chiamava il signor Volta? Eh certo che lo so, Giontra. Apupo. Ma vaffanculo. Ok, detto ciò, oggi bisogna battere Marzia, ragazzi. Sarebbe stato molto più bello, ripeto, con la emote del favizzatore e della favizzazione, però ce lo faremo andare bene anche così. Quindi mettiamo una bella Stinger P, andiamo in platino e let's go. Allora, eravamo arrivati direttamente a Rupepoli la scorsa volta. La squadra è questa. Siamo un po' sottolivellati, ma non dovrebbe essere un grosso problema. Lucario di Marzia si trova a livello 32. Dovrebbe essere una lotta abbordabile, considerando che ci sono anche gli allenatori pre-palestra. Secondo me ce la facciamo anche così. Ditemi cosa ne pensate. Secondo me andiamo, cioè viaggiamo così. Per me viaggiamo. Prima però ci sono un po' di cose da fare a Rupepoli. Togli Lino dalla squadra, ma no, non credo che lo farò. Cioè, potremmo prendere il Flozze. Però è vero, è tipo normale, scherzo, scusami, hai detto una cosa molto sensata. Con ruotafuoco dell'ape. Per chi non lo sapesse, l'ape ha dimenticato ruotafuoco nello scorso appuntamento. O meglio, non è che lo abbia dimenticato, gliel'ho fatto dimenticare per sbaglio. Quindi siamo leggermente messi male. No? Axo, comunque ti ho fatto fare il Lobanni, Braixen, la prossima volta. Facciamo il trio con Delchetti. Ok, va bene, Virgil, ok. Dagli fuoco bomba, esatto. Adesso dicevo, a Rupepoli dobbiamo fare un bel giretto, dato che si possono trovare diverse cose e noi le esploreremo tutte. Allora, vediamo cosa c'è da raccogliere che segna lui nella città. Prima visita, pezzo stella. Maschera Tartwig, Chimchar o Piplup, il software del contatore, la vischio punta, divieto, salvadanaio e una caramella rara. Ah, ok, ho risposto di sì, non volevo veramente lottare. Sì, fuoco bomba è speciale, ma noi tanto Monferno lo stiamo allenando Mixed, quindi può andare bene anche. Madonna, la doppia Intimidate. Può andare bene anche la. Capito? La fuoco bomba. Davvero non è un problema. Mandiamo l'ape. Pur sempre meglio di braciere. Sono d'accordo, tra l'altro. Qua noi detoniamo il Ralts, ci prendiamo un. Guardate tra l'altro la coda di Monferno che si fonde alla peluria di Shinx e forma un effetto quantomeno spiacevole. Sbrandcere. Master. Non possiamo parlare di queste cose in live, purtroppo. Non è il luogo né il momento. Non si può parlare di questo. Voglio un emote del flex della guida. Cioè, ci sarebbe la emote del flex, verrà aggiunta a breve. Verrà aggiunta a breve. Non sarebbe meglio tenerla nel caso Monferno fa una brutta fine. Ma la fuoco bomba la possiamo comprare. Credo. Oh, benvenuto Axoul! Vedo che sei riuscito alla fine a collegare il Prime. Mi avevi scritto, se non sbaglio eri tu. Benvenuto, benvenuto tra gli Eliati, grazie mille. Tra l'altro, come vedete in alto dal counter, in realtà siamo 187, non so perché non si aggiorni, ma vi ricordo, qualora voleste provare il divertimento massimo, a 200 sub si fa l'azienda lotta dove però praticamente giocate voi, letteralmente, scrivendo in chat i comandi che siano A, B, su, giù, eccetera, potete scegliere le mosse, andare avanti, eccetera, facendo tutto solo voi. Io non gioco, giocate voi. Questo a 200 sub lo facciamo accadere. Oh, beh, è stato molto veloce. Grazie, signor Jobbo. Benvenuto tra gli Eliati, grazie mille. Non mi ha fatto mettere il messaggio personalizzato. È solo dal secondo mese, a quanto pare, purtroppo. Anch'io ci sono rimasto male. Ero convinto che si potesse mettere dall'inizio. Però è proprio solo dal quando rinnovi per il secondo mese. O dal terzo, addirittura. Hai già preso Porygon? No, al casinò, dici? Dovremmo prenderlo al casinò, secondo te?
Vale la pena? L'MT, però se non sbaglio sono al terzo. Ah no, sono qua. Va bene, sto zitto. Ok, scusate. Vai al casinò e farma soldi per lanciafiamme. Sì, dovrei farlo effettivamente. Dovrei farlo. Sai quando ti fanno sapere per la partner i signori di Twitch? No, non ne ho idea. Ho mandato la mail, ma potrebbero volerci fino a 2 settimane perché rispondono alla mia lettera. Però ho scritto una bella lettera di... Stavo cercando di centrarmi, perdonatemi, di Flexo 24 perché loro vogliono le flexate sui numeri. E quindi speriamo, ho detto. Ups. Ah sì, qua c'è Ultra Laser, tra l'altro. Allora. Vogliamo comprare qualcos'altro di queste? Vediamo. 1000 impara qualcosa? Però 1000 è un buon set. Te lo fai PZ? Ci potrei pensare, ci potrei pensare. Stavo riflettendo sull'iperraggio a 1000, però... Oddio. Non lo so. Se intendi gestire Lucario con l'app fai estrema attenzione a Osso Raffica, gli altri due Pokémon di Marzio invece hanno Rocciotomba, attenzione a 1000 fave. No, pensavo di farmelo con Gabite, Lucario, se... Vi sembra una buona idea? Lo sdrumiamo con Gabite. Con l'ape invece può essere appunto pericoloso. Spaniamo, vada bene. Sì. Certo, Dark, benvenuto. Allora, facciamo un po' di insegnamenti. Diamo la fuoco bomba. Sì, oggi si affronta Lukaku. Oggi si affronta Lukaku. Diamo la fuoco bomba a Monferno. E Baracere però non gliela possiamo togliere ancora perché comunque Fuoco Bomba ha solo 5 pp, quindi gli togliamo attaccalite. Abbastanza easy. E gli mettiamo la Fuoco Sbondra. Avremmo un ala acciaio, però qua in questa palestra non ci serve. Idem l'ombra artigli. Stessa cosa le rocce. Subare in questo momento non è utile. Il ritorno l'abbiamo già dato a Starevia, ma per ora direi che stiamo così. Qua cosa vendono invece? Ah, dono naturale, Prot. Falso finale, salvaguardia, riflesso, schermo luce, flash. Ma per ora niente, onestamente. Secondo me per ora non ci serve nulla. Strumenti non ne abbiamo bisogno, che tanto catture non... Cioè... Però forse ci danno qualcosa, se non sbaglio, nel centro commerciale. Dicevo, tanto non li possiamo usare in battaglia. Secondo me si può tranquillamente fare la palestra con i 1000 fave e poi Marzia con la scorra. Ma se hanno Rocciotomba è un problema con il favizzato. Adesso infatti andrò a dare un'occhiata sulla Central Wiki che vi mando prima della lotta per fare un attimo di cazzo. No, no, signori. Per fare un attimo di studio delle mosse. Fuoco bomba a 5 pp. Sì, assolutamente. Questo ci fa uno scambio? No, non vuole, non ci fa niente. La nonna di Fanny. Due signori che fanno un trenino strano. Vischio punta. Hanno lo stesso sprite. E ora vi ho divisi. amici, alle volte. Ah, il verso! Fammi il verso di Rayquaza, così sto meglio con me stesso. Per Dark. Va bene. Però me lo voglio ricordare bene il verso di Rayquaza. Allora, intanto tu portami al piano terra. Ah no, c'è anche l'1S. Andiamo all'1S. Rayquaza Cry. Cerchiamolo nell'anime, però non è molto soddisfacente questo. Non si trova perché non è meme. Va bene. Ok, ci sono. Devi farne due. Dov'è l'altro, ragazzi? Ah, ok, e l'altro è Electabuzz nel cartone. Va bene, arrivo. Allora, Rayquaza è un serpentone, quindi bisogna serpentarci. Electabuzz, Electabuzz, Electo!
Ma non sono soldi, punti canale, ragazzi. È questo il problema. Magari lo facessi per soldi, i punti canale sono gratis. Cioè, letteralmente, magari lo facessi per soldi. Queste cose qua sono proprio gratuite, le potete chiedere quando volete. Sì, oltre a essere quality content, chiaramente. Vuoi comprare dei lavottini? No, fammi un lavottino. Neanche i Poffin, grazie. Prendi falso finale. Ma per ora sto. Vabbè, qua le bacche del competitive. Qual è il tuo lavoro? È difficile da spiegare. Ah, un ragazzo ha riscattato Metang di Horas. Davvero? Ah, ok. Cosa vuol dire Metang di Horas? Perché ha un verso diverso da RSE? È questo? È davvero questo il verso di... Ah, il verso in 3D. Infatti, non capisco. Forse intendeva... Esiste una serie anime di Horas? Non penso. Ho cercato Metang Cry, ma non è che si trovi molto. Quando fai i versi, metti lo schermo intero che devo memarci sopra. Posso provare a imitarti questo, ma... Difficile. No, scusatemi. Adesso mi viene, giuro. Ci vuole allenamento comunque. È metallico, ma è acuto, quindi è difficilissimo. Non lo so fare, perdonami. Questo è proprio è un brumomento incredibile. È tornato. Gagusco gifti da È TMC tornato su Amadeo 32. Gagusco. È arrivato Gagusco. Già stava in cima alla leaderboard. 10 sub. Gagusco, Gagusco grazie gifti da tier mille. 1 sub 2 Il Magion re Paponte della Sus. leaderboard è tornato a prendersela, la distrugge. A chi è andata, tra l'altro? C'è qualcuno in chat di quelli a cui è andata la sub di Gagusco Gagusco? gifti da tier 1 sub 2 sono a Twitch Gion Bajo. Gagusco, se vuoi puoi scegliere tutti i versi che vuoi adesso. Oddio, ci massaggia questa. Perché Gagusco gifti da tier 1 sub 2 ten cus planet. no in spagnolo? Cioè, non capisco, perché non dovrebbe essere in spagnolo? No, non voglio farmi fare il massaggio adesso. Gagusco gifti Ecco da che tier 1 arrivano sub 2 ancora. alle Samir. Sì, in realtà forse ci siamo a 200, ma facciamolo per il counter, facciamo il meme e ci arriviamo, ma in realtà Gagusco gifti da tier 1 sub 2 versione ne 9. abbiamo qualcuno in più, due o tre in più ce l'abbiamo sicuramente. Quindi se ci arriviamo, bella. Questo è sempre Gagusco. Gagusco gifti da tier 1 sub 2 lorit. Bravo Mad, bravissimo. Benvenuto comunque Mad. Madonna, quante Gagusco sono? gifti da tier 1 sub 2 unicust. Cos'altro dobbiamo... No! Leieratissimo! 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 Gagusco gifti da Hola, tier 1 sub 2 entrenador. meliot guion ¿Te bajo. gustan los Pokémon? A mí también. ¿A qué molan? Cursatissimo! Vabbè. Gagusco gifti da tier 1 sub 2 Gagusco Garbage. gifted da Tier 1... Abbiamo preso tutto? No, in realtà il divieto e la caramella rara ancora non l'ho trovate. Qualcuno si ricorda dove vengono, dove si possono trovare? Qua ci sono le pietre di Deoxys a Rupepoli. Interessante. Tu? Sì, vabbè, senti. Chi te l'ha chiesto? Devi fare il... Ah, ok, sì. Delphox Cry prima di spaccare il culo a Marzia è possibile. Certo, però ho fatto prima Bryxen con un twist interessante alla fine, però potrebbe essere interessante anche Delphox.
È un po' più forte di quello di Bryxen, se non erro. Ok, ok, bello. Aspettate che prendo la mia bacchetta magica. No, non è il più bello. Bentornati, ovetti, su Pokémon Platino. Ok, qua possiamo scambiare e possiamo prendere effettivamente tutte le MT di cui avremmo bisogno. Però ci servono i gettoni. Off camera magari farmo al casino allora, signori. Ah, questo ci dice il tipo dell'introforza. Vediamo di 1000 che potrebbe essere utile. SVZ arriva e probabilmente con queste abbiamo toccato le 200 sub necessarie. E vabbè, è tornato anche Ardia. Ma cos'è oggi? La giornata in cui tutta la leaderboard si risveglia. Pazzesco. Grazie mille ragazzi, grazie mille Z, grazie mille Ardia. Tocca setupparla adesso. Tocca proprio se tapparla, quindi. Mad, ci sentiamo stasera, vediamo cosa riusciamo a fare. Ovviamente ti darò una mano e tutto quanto. Vediamo cosa riusciamo a fare. E è il momento. Ok, di tipo terra. Vabbè, Liden Power Ground non è granché. Intanto qua lui continua a parlare in spagnolo. Grazie mille, Ardia. Ho visto le sub. Quante ne hai giftate? Z ne ha giftate 2. Grazie mille anche a Z. Ma è andato a creepy un abbonamento. LOL. Legherato. Legheratissimo. Ardia ne ha giftate 5. Grazie mille. Ah, Z ne ha giftata 1 e Ardia 5. Grazie mille, ragazzi. Grazie di cuore. Benvenuti. Ah. Ok, allora casino di Rupert. Dove si prende il salvadanaio? Qua? Non me lo ricordo mica, sapete? Fai un salto nella casa qui accanto. Brah. Ci sono appena stato. Letteralmente bru momento. Ci sono appena stato. Ah, un pagliaccio nella casa a sinistra. Va bene, va bene, va bene. Sì, però dicono Game Freak, please. Potevi, se mi dici la casa a fianco, destra o sinistra? Ce l'ha già fatta Lucinda questa domanda. Stavolta scegliamo sinistra. Let's go, scommetto che in realtà era uguale. Sono convinto di questa cosa. No, perché ridono Dark Mad? Non ho capito. Cioè, sì, ho capito, però non ho capito. Ah, 50 e 50 davvero? Ok. Ah no, questa è quella che fa i massaggioni. Per oggi niente, grazie. E boh, se... Come funzionava il casino qua? Era già stato bannato il gioco d'azzardo nei giochi Pokémon? Siamo nel bel mezzo di una campagna per promuovere l'uso delle macchine tecniche. Ok, divieto, ci arriva. Bomba, 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 bomba. E qua mi devo giocare alle slot lo stipendio, quindi. Ah no, ci dà qualche gettone. Lui. Posso giocarmi? Ah no, li trovo così. Ma come funziona, raga? 20 gettoni. Ah, ci ha dato esplosione. Come esplosione? Ah! Non era segnata questa. Beh, posso dire che è interessante. Oh, ma qua c'è bell'occhio. Oh, oh. Ah, mamma mia, sei te, meno male. C'ho il sospetto che quelli del Team Galassia vengano qua a giocare. Bisognerà fare qualche indagine. Vabbè, ci penso io.
No, ma che stati? Non mi stava a giocare lo stipendio. No, ma sta tranquillo. Cioè, sono poliziotto, ma te pare che mi venga a giocare lo stipendio? Ma non mi romper cazzo, ragazzi, vattene, fammi giocare in pace. Vabbè, bello, grazie. Odio il fatto che non si possa giocare alle macchinette. Hai ragione, Alfred. E io come faccio a guadagnare i gettoni? È il moneta amuleto e spennare con il cercasfide i ricconi alla villa Pokémon. Ah, così si grindano i gettoni. Devi shopparli. Ma cosa vuol dire che devo shoppare? Ma perché dovrei... Ma non potevano metterci una roba tipo il Giravoltorb, che almeno non è gioco d'azzardo? No, il Giravoltorb non è in... in Heart Gold e Soul Silver? Mi pare sia solo lì. La nostra siciliana preferita, Dark, senti questa. Minchia, Axe, accetterà la sfida della palestra. Diventi sempre più forte, non è vero? Io sono venuto a fare spese al centro commerciale, nel senso, beh, certo, mi sono data da fare con il Pokédex, ma... Faccio schifo. È arrivato! È lui! Come lo si doppia? Questo è importante. Allora, ovviamente è del sud. No way che sia del nord, Omar. No way che sia del nord, Omar. Omar è chiaramente del sud. No way. Ma come ma ti sembra un bergamasco? Ma guardalo! Forse è arrivato il momento di farvi sentire il mio accento migliore. Omar effettivamente ricorda un calabrese. Ed essendo io di Cosenza, preparatevi. Minchia, c'è un mare in tempesta che è proprio... È un ring mio, capì, compa? Cioè, le onde enormi mi hanno tembrato. Omar, signor Omar o distruttore, signor proprio Omar o distruttore, minchia, vieni a... Proprio ti distruggo, compa, t'ammazzo. Signor come un'onda potente, io ti travolgo. Signor Omar il distruttore, chiro che estinguerà o fuoco. Chiro che finalmente distrugge pure l'elettricità, tutto. Mamma mia, come... Il mare è proprio il ring mio, sono andato a pescare l'altro giorno, minchia, dovevi vedere. Oh, guaglio, se ti capi sfidare capo palestra, è così, eh? Babbo, sappiate che comunque, nonostante la giovane età, è assolutamente un genio della lotta. Una volta mi sono allenato con lei e la sua forza mi ha lasciato senza fiato. Guaglio, scusate, un mi signo manco presentato. Signor capo palestra di Pratopoli, sono il migliore nella lotta coi Pokémon di tipo acqua, ma modestamente pure in true wrestling. Eppure a cucina comunque faccio certe... Guaglio, aviti ven a mangiare l'nduja a casa mia. Un nome mio è Omar. Ne vediamo torna, sicuro, eh? Questo gli stava bene, secondo me. Questo calzava a pennello. Allora sì, Axo, buona fortuna per la tua sfida al capo palestra. Ma l'Everest non lo so dove sono. Ma dipende da dove sei della Calabria, sì. Perché se sei di Catanzaro o di Reggio è totalmente diverso dal Cosentino, che ha un accento a metà tra il palermitano e il napoletano, sono le due cose più simili al Cosentino. Ma non somiglia per niente all'accento calabrese standard del catanzarese che invece parla così. L'nduja, la sazizia, il catanzarese parla così. Ci siamo intesi, no? Poi adesso considerate che ero anche un po' fuso da tutti gli altri, ma fondamentalmente il cosentino è molto molto diverso rispetto agli altri dialetti e accenti calabresi. Chi si manda davanti? Chi alleniamo? Alleniamo Alexo. Ho paura, ragazzi, con 1000 fave. Ho paura, ho paura, ho paura, ho paura. Occhio alle rocciotombe, e infatti per questo io non voglio... No, ragazzi, 1000 fave non lo posso mandare perché hanno rocciotomba in questa palestra. Me lo sdrumano, me lo sdrumano, me lo sdrumano. Ok, iniziamo a fare gli allenatori, così arriviamo in un climax fino a Marzia. Ma guarda, io
In realtà lo so parlare molto meglio, però chiaramente poi è anche una skill che migliora quando magari d'estate sono giù, i miei amici parlano così, con loro parlo così. In quel momento non dico di essere un autoctono perché si sente comunque che sono cresciuto da un'altra parte, però spesso mi dicono che sono piuttosto bravo a imitare la parlata, l'accento, le differenze per esempio cioè delle vocali nei dittonghi, tutte queste cose che il suono c e g che potrebbero essere difficili per un non sudofono. Comunque abbiamo appena messo Air Assalto al posto di Attacco d'Ala, perché abbiamo l'accuracy perfetta. Benvenuto Cruz! Cruz Cobain, 69 perfino, grazie mille per l'eliazione. Benvenuto tra gli eliati, abbiamo sfondato il counter dell'azienda. Pronti al divertimento definitivo. All'intrattenimento massimo, al content elevatissimo. Sarà difficile commentare, vorrei commentarla con Adani. Dopo si raida Lele Adani e lo invitiamo a commentare l'azienda lotta pilotata dalla chat. Cioè voglio proprio vedere Adani che entra all'azienda, chat che spamma mosse a caso. Ma che giocatore è? Ma è un Pokémon differente, ma lo capisci o no? Ma lo vedi? L'ombra artigli che graffia! È veramente uno dei miei sogni poter giocare all'azienda commentata da Lele Adani. Perché Adani no? Vai caressa. No, non è morto nessuno ancora. Cioè, allora, sì, se non torni da proprio tanto è morto Gyarados. Però è morto un sacco di tempo fa. Il commentatore di Battle Revolution. Ce l'avevate voi, ragazzi, Battle Revolution? Questo qua. Flex, 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 flex. Eccolo qua, lui. Il Pokémon è al tappeto. Infernape lancia fuoco pugno. Sì, lo usavo come fermaporta. Beh, sì, l'utilità è quella, più o meno. È vero, non l'ho ancora fatto oggi. Non l'ho ancora fatto. Mi sa che non l'ho ancora fatto. No, perché stavo guardando una certa cosa. Tandan, eccola qua. Eccola qua. Che sventola! È vero, aveva... Madonna. Aveva un sacco di queste cose bellissime. Cioè, poi il gioco in realtà in sé, probabilmente, devo essere onesto, non era granché. C'era poco da fare. Però... il commentatore è assolutamente... Wonder Zen a commentare l'azienda lotta. Sapete, no, che Wonder Zen, per chi se lo ricorda da Minor Pack, lui adesso fa Lee Caster, fa il commentatore della serie A. Benvenuto! Addirittura Giuseppe con la J, quindi o Giuseppe o Giuseppe, quello blob, Giuseppe quello blob, che si è eliato. Grazie mille per questa eliazione, benvenuto tra noi. Ricordo, oggi ecco cosa mi sono dimenticato, nei comandi trovate un po' di roba, cioè punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord... punto esclamativo Reddit. Il Reddit è per tutti. Telegram e Discord, se siete abbonati, vi manderà un messaggio privato con il link per entrare nei gruppi. Sul Reddit è già stato postato qualcosa, mi aspetto molto altro, perché ancora c'è poca roba, ragazzi. E il Reddit è importante. Se no, cosa faccio vedere quando faremo la nostra prima esplorazione del Reddit? So che potete fare dei buoni meme, io credo in voi, dimostratemi che faccio bene. Oh no, sono stupido. Sapete che mi sa che mi sono precluso la possibilità di passare? Ah no, ok, ce l'ho fatta. Con questo ci devo schiantare quella, beh? Ma voi vi ricordate che trauma questa da ragazzini? Cioè, non si capiva nulla. Lunatic Umbri, benvenuta o benvenuto, perdonami qualora io avessi sbagliato il tuo sesso, nel dubbio le ho messe entrambi. Qualora fosse un altro oltre ai due storicamente canonici, ormai è difficile non essere inclusivi per tutti. Insomma, benvenuto asterisco. Grazie.
Sono un uomo. Va benissimo. Queste sono le cose che... No, nulla. Non volevo dire nulla di bannabile, ma mi rischiava di uscire qualcosa di fraintendibile. Quindi, benvenuto e grazie. No, non lo sono. Ti sei perso un verso. Ah, benvenuto, Leo. Bella. Cricketun, ok. Facile. Facilissimo. Facilissimo. Questo era proprio... Quasi mi offende quanto era facile questo. Tra l'altro, esecuzione magistrale, azzarderei, se me lo concedete. E comunque, a quanto pare, sta roba è difficile ancora, sapete? Oppure sono stupido, che è comunque molto quotata come ipotesi. No, così dovrei sfondare quella pila. Cos'è? Un'altra eliazione! Ensuccio! Benvenuto, Ensuccio! Grazie mille! Benvenuto tra gli eliati! Complimenti per questa grande eliazione. Ensuccio Wingman, perfino. Non Ensuccio Normalem, Ensuccio Wingman. Oh no, sono scemo. No, 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 invece no, guardate la... Guardate l'abilità suprema. L'ho sbloccata, beh? No. Vabbè, devo semplicemente saccagnare questo. Bomba! Ok, adesso ragazzi, un attimo di concentrazione. Mi sa che devo sprecare una super. No, ok, sono tutti full vita, scherzavo. Allora, un attimo di grande concentrazione. Ok, adesso qua abbiamo sfondato anche la via del ritorno. Perché qua le cose vanno fatte sul serio. Allora, andiamo in desktop. Marzia Pokémon. Fatemi rinormalizzare il mume. Studiamoci per bene le mosse, in modo tale da... Non ho elaborato una strategia a priori e non ho calcolato i danni perché ho pensato che qua saremmo andati abbastanza easy. Ma se si va troppo easy in questo genere di sfide, è un attimo perdere malamente. Meditite. E lui con Starevia lo vedo bene. A dire il vero, io... Potrei giocarmi anche il 1000 qua per poi entrare... No, però non voglio entrare... Perché la prepotenza è sprecata su Meditite, ok? Però non voglio entrare su Machoke con uno Starevia solo per fargli l'intimidate. Capite? Mi sembra un po' azzardata. Machoke un colpo lo regge per forza, sono d'accordo. Machoke regge indubbiamente... Un colpo da Starevia, però non ci dovrebbe one-shottare. Se Rocciotomba critta, al 99% ci secca Starevia. Però deve critta. E poi su Lukaku si entra di scorra, secondo me, ovvero di Gabite. Switch in di Gabite, lo outspeediamo forse. Tetamoto e vien giù. Su cosa state scommettendo? Qualcheduno morirà. Ah, state votando di no. Mi date molta fiducia, ragazzi. Vedo che ci sono un sacco di punti sul no. Siete così sicuri? Non credo che l'outspeed di Gabite... ci stavo riflettendo adesso. Sai che forse... Forse hai ragione. Anzi, quasi sicuramente hai ragione. Con Gabite non outspeediamo Lucario e dovremmo reggere due colpi. Vediamo gli strumenti che possiamo dare in giro. Se abbiamo una bacca a cedro, è il momento. Cazzo. Non ho le cedro? Greve. Diamo un rapido artigli, magari. Non si sa mai. A meno che Gabite non abbia già... Ah, che lastra ha Gabite?
Ah, il moneta amuleto, ok, togliamoglielo, diamogli uno strumento più utile. Tipo il rapidartigli. Potrebbe, certo, una percentuale infima. Non che abbiamo di molto meglio, quindi per giocarci un oggetto inutile, giochiamoci la percentuale di rapidartigli. Mi sembra più utile della baccarancia, francamente. Poi Monferno alla lastra pugno, Flotsel alla lastra timore per lo sgranocchio, qua non ci serve molto. Però lasciamogliela, non si sa mai. Lastra Baco, ma nessuna mossa coleottero. Velen nel culo, non ci serve, credo. La tetra non ci serve. Le pietre, tantomeno. E qua tornava utile avere uno psico. Possiamo dare la conchinella a qualcuno. Diamola ad Alexo. Allora, la cosa più sensata è comunque partire di Alexo. Proviamoci. Andiamo, e se muore qualcuno è stato bello, ragazzi. Magari, siccome di questi non vorrei sacrificare nessuno, quello più inutile forse qua dentro rischia di essere Mille. Anche se, no, contro Lucario però Mille mi sa che fa il panico. Teniamolo Mille. No, andiamo così, andiamo così, andiamo così, fanculo, giochiamocelo. Siamo nati per giocarcela questa battaglia. Andiamo a giocarcela, magari senza perdermi. Let's go. Pronti? Non so esattamente cosa significhi essere forti o come abbia fatto a diventare capo palestra. Ma farò del mio meglio come capo palestra. Per me la lotta è una cosa seria. Quando vuoi, io sono pronta. Let's go. Secondo me è azzeccata il doppiaggio che le ho dato. Ah, ecco cosa stava aspettando con i suoi 5.000 punti. Ok, fino alle 3:30. Facciamo per tutta la lotta, non posso dirne. Se me ne scappa una, ragazzi, se me ne scappa una, regalo 5 sub. Ci state? Facciamo così. Let's go. Proviamo con questa, vediamo quanto gli si fa. Let's go! Let's go! Benvenuto, Hunter Mick! Anzi, è Hunter Termic, scusami, perdonami. Davvero, chiedo venia. Benvenuto tra gli Eliati! Grazie, quanto si gode! Sapete cosa vi dico? Questo non ha Rocciotomba. Stiamo. Vediamo cosa succede. È acciaio. Lo so che è acciaio, però è lotta acciaio, quindi è danno neutro aeroassalto. Lui con osso raffica non ci può colpire, ci colpisce neutrale con palmo forza. E cos'altro ha? Assorbi pugno e ferrartigli. No, forza sfera non ce l'ha. Assorbi pugno, ferrartigli. Ma ferrartigli lo prendiamo. Da qualunque parte. Esatto, dai, sentite. Il problema è che palmo forza. Palmoforza è sempre fisica. Ok, allora giochiamoci questa. Intimidiamolo.
Meno 2. Ok. Non crittare. Let's go! Let's go! One hit knockout! Lo abbiamo scorrato per l'ennesima volta! Uff! E si va! Assorbi Pungo. Buono. Non difficilissima. Allora, quanti punti vi siete fatti, amici? Paschio, dai, fai un dialga francese. Cazzo vuol dire? Come lo faccio? Ci provo anche adesso, però sono interdetto. 610, 1100 punti, meno 50. D'altronde, effettivamente, tutti avevano puntato su niente Pokémon. Ci vorrebbe la Protect. In singolo, però, effettivamente, non so. Ok, adesso c'è il deposito Galassia. Va bene. Allora, cosa devo fare di Alga? Mi ricordo meglio Palkia. Fatemelo risentire di Alga. Ho un po' paura. Ok. Cosa può pensare qualcuno che mi sente fare ste cose? Ma era per la lotta, ragazzi. La lotta si è vinta senza. Non erano questi i patti? Cioè, sono andato tranquillo perché la lotta l'abbiamo finita senza. Erano comunque passati 5 minuti. No, ho detto, fino alle 3:30, anzi, facciamo fino alla fine della lotta. Vabbè, ho capito. Facciamo. È rubata, eh? Cioè, è una sfida rubata, io l'avevo conclusa la lotta. Però facciamolo. Cioè, ho ragione io, ragazzi? Ho ragione io. Io avevo detto chiaramente fino alla fine della lotta. Però regaliamo ste sub, tanto. Allora. Regala abbonamento. Regala 5 abbonamenti. Li mandiamo a caso. Vediamo a chi vanno. Ok, chi è stato eliato? Gifti da tier un subtubar della creme. Nessun nome familiare. Fatemi sapere se vi è arrivata l'eliazione nella chat, se eravate. Ah, eccolo là, let's go. Entrate su Telegram ora che siete stati eliati. Axo tweet gifti da tier un subtubar ritusk. Axo tweet gifti da tier un subtubigam in prime linee. Sono stato scammato comunque dalla chat, ragazzi. Ricordatevelo. Ricordatevi di quando sono stato scammato dalla chat. L'ho fatto ieri, Regigigas, c'è anche la clip. E l'ho fatto tipo Regigig. Toxicroak per il giubilo del pubblico. Come si fa Toxicroak? Cioè, no, davvero, come dovrei farlo? Ora lo cerco, eh? Ora lo andiamo a vedere.
Deposito Galassia, chi si tira su? I versi potresti metterli con i beats. Vediamo, se inizia a diventare uno spam pazzesco, forse sì, però... è content alla fine, mi aiutano ad andare avanti nelle parti anche più pallose. Secondo me non è male anche così. Coi beat sicuramente molta meno gente li richiederebbe. Allora, due versi devo fare. Salve Axo, per stavolta non vorrei che riproducesse un verso di un Pokémon, ma bensì si dilettasse nella riproduzione di un verso della grande poesia del Pacciani. Illuminami. Illuminami. Ma forse intendevate quello dell'anime comunque a sto punto di Toxicroak. Ma non posso, magari poi è copyright. Allora li faccio entrambi. Ah, ok, in gioco. Vabbè, li faccio entrambi. Toxicroak. Ok. No, non lo conosco, ragazzi. Mi dovreste illuminare. Ti ricordi quelli del Team Galassia, quelle orribili persone? Volevano rubare al Prof. Rowan i risultati delle sue ricerche a Giubilopoli. Mi sono imbattuti in alcuni di loro e mi hanno rubato il Pokédex. Ti prego, mi servi il tuo aiuto. Va bene, Lucinda. Ora ti farò vedere come si battono queste reclute. Let's go! Ah, ho capito. Prendo le distanze allora, amici. Prendo assolutamente le distanze. Come dico sempre, fuori dalle palle. Clefairy ha fatto qualcosa di utile. Possibile? Umbreon. Cribbio. Umbreon. Di nuovo. No, questo lo dite voi che sono un piccione. Non credo proprio. Perché switcha? Sono i versi, ragazzi. Basta per un attimo, per favore. Se no mi rincoglionisco e finisce che facciamo solo quello. Dobbiamo andare avanti, purtroppo. O per fortuna. Qua ho rischiato grosso, Qua ho rischiato grossissimo. Ma non... ve l'ho detto, stavo ragionando sui versi. Doppia? Stavo ragionando sui versi e mi sono totalmente distratto. Quindi... Purtroppo succede. Scorra kill counter. Madonna, fa veramente bruttissimo, eh.
che il Team Galassia si comporta come se tutto fosse di sua proprietà. Scusate, l'ho fatta molto gentile, però ho bisogno di un secondo di pausa. Ok, va alla Villa Pokémon. Ma quindi noi il deposito non lo possiamo esplorare ora. Ci servirà la chiave. È dopo Pratopoli addirittura, forse? O è adesso? No, è dopo... Forse è davvero dopo Pratopoli il deposito galassia di Rupepoli? Non mi ricordo. Non mi ricordo proprio. È dopo i fatti della Gran Palude. Cioè, è dopo la bomba. Sto facendo un recap di tutta la storia di Platino, praticamente. Dopo Nevepoli, addirittura. Ah, certo. Certo. Certo, ho capito perché è la fase conclusiva praticamente della storia dei tre protettori dei laghi. Certo, quando li intrappolano proprio all'interno del deposito. Tra l'altro lì c'è una scena che vi farò, vi spoilererò. Per chi c'è oggi, andrò a farvi il presagio di una scena storica che sarà doppiata quando ci saremo. Avete in mente in quella sequenza narrativa di Platino del deposito galassia che si arriva in una stanza dove Cyrus sta tenendo un discorso, ok? Cioè c'è proprio lui sul palco che tiene il discorso al megafono a quelli del Team Galassia. No, quello non si può fare, fermi tutti. Sapete, no, che Cyrus è doppiato come il chip. Forse qualcuno ha già iniziato a capire. Se vi dico chip più megafono, ci sarà quella scena in cui posso fare solo una cosa. E la farò. E se la farò. Vedo che in tanti hanno capito. Amplificati però, ragazzi, non solo potenti, amplificati perfino. Allora. A questo punto facciamo una nabbata pazzesca, vi dirò, e controlliamo la mappa città, come facevo nel 2006. Riva Valore, Pratopoli. Noi però non possiamo scendere da Culipoli, quindi dobbiamo andarci da Rupepoli. Dobbiamo scendere a sud adesso, quindi, giusto? Ah, possiamo anche da Culipoli? Sì, ho fatto il meme, Leo. Ho fatto il meme, ti è piaciuto? Preparati un'erba per Quagsire di Omar. Abbiamo 1000, però dovrei farlo. Hai assolutamente ragione. Abbiamo 1000, ma dovrei farlo. Qua qualcuno ci darà qualcosa, vero? Tipo questa proprio la faccia. No. È il vostro momento. Bryxen non c'è in quarta gen. Anche Trubbish. Miltank. Lo panni no. No, ragazzi. Kyogre. Mi spiace, ma andrò di Kyogre. No, non c'è. C'è solo il Pokédex di Sinnoh. Non c'è neanche Miltank. Urge piano B, ragazzi. Urge piano B. Non c'è neanche Miltank. Oh, sono proprio pochi, eh. Sono quelli che abbiamo visto, probabilmente. La carpa, no. La carpa perché? Non... Beh, Lopanni. Forse Lopanni può essere adatto. Non vedo l'ora di vedere l'intervista in TV. Ricordiamoci. Ma non c'è neanche Lopanni. Non c'è neanche Beautifly 100-100. Esatto.
Lukaku. Neanche Jinx c'è, ragazzi, niente da fare. No, non c'è manco Jinx, come vedete. Userei Onyx. Beh! Beh, Federic. Ma perché Federic? Federic. Ciao a tutti, figlioli! Sono sempre io, la vostra mamma 95 Ita. Vai di Onyx. Certo che faremo un figurone in TV. Non è in buone condizioni. Ma fatti i cazzi tuoi, un pochino. Che ne dici? No, bannabile. Vai di 1000, vai di 1000, vai di 1000, let's go. 1000 impara giga al 38. Giga Chad, altro che giga assorbimento. Che palle sti Pokémon che non posso uccidere però. Proviamo la fuoco bomba. Ah, la cattura, bravi, vero. Adesso c'è un catturone. Chi è che aveva ancora i 5000 punti? Se volete spenderli, questo è il momento per la cattura. Potete scegliere il nome in priorità. Kirlia ci frizza? No. Sì, no. Sono passato da no a sì a sì di nuovo in veramente poco tempo. Troppo poco tempo. Certo che dipende da cosa esce, però... Dicevo, potete comunque sceglierla, questo era il succo. Dobbiamo... Adesso che... A Pratopoli c'è il ricordamosse, no? Dobbiamo tornare a prendere una squama cuore e far reimparare il ruota fuoco a Mondferno. Se faceva confusione era one hit a +1. Pensavo di tirarlo giù di fuoco bomba anche a +1. Ero convinto di tirarlo giù di Fire Blast a +1. Per questo l'ho lasciato in campo. Se no hai assolutamente ragione, ma avrebbe tirato giù a +1 in attacco speciale. A forza. Ero convinto che anche a +1 in Special Death con una Fire Blast sarebbe andato giù. Quanto pare no. Finalmente troviamo la Cedro. Bene. Farai il post-Lega. Vediamo se ci arriviamo anzitutto alla Lega, ragazzi. Vi ricordo che comunque questa non è una sfida... facilissima. Non è detto che ci arriveremo. Bisogna... Oddio no, percorso di canto revival. Possibile? No, che schifo di percorso questo, che schifo di percorso, Game Freak, fai schifo. Beh, non ho Lino. Cattura, dai, catturiamo. Si cattura, è il momento. Cattura grotta. Ah, vero, andiamo prima a grotta, dai. Allora, ma è quel percorso di canto che intendo io, se avete capito quale intendo, fa schifo anche se sei un grande fan della prima gen. A me piacciono i giochi ambientati a canto, ma quel percorso lì fa cagare. Punto. Ma cos'è tra l'altro sta grotta? Geonudo, che abbiamo già. Ragazzi, io però vi dico una cosa. Se vogliamo essere proprio onesti e perfetti, questa grotta fa sempre... Ah, grotta rovine. Ok, no, scherzavo. Perché è già fatta qui? No, nella grotta rovine non l'abbiamo mica fatta. Ah, è quella che in base a quanti anon catturi va avanti il geotizio a scavare. Va bene. Si trova solo geonudo? Ah, l'ippopotamo. Bomba, bello. Qualora dovesse morire Scorra potrebbe essere non male. Un verso tra Furret e Rhyperior. Ah, sì, io, cioè, per me è Rhyperior. Valerio, 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 Rhyperior, Valerio.
Ho perso la voce per fare ste minchiate, ragazzi. Ah, che sofferenza immane. Però è stato bello, questo era maestoso. No, io devo fare la cattura. Lo vedete che mi manda totalmente in tilt questa roba? Ah, c'è Raidon là dentro. E qua? Beh, questa è la nostra cattura. No, abbiamo già Geodud, quindi anche Graveler Saltand. Torniamo nella grotta rovine e poi facciamo quella sul 2.14. Non dovremmo averla già fatta. Occhio che si fa esplodere. Ma tanto non lo dobbiamo catturare. Ma qua siete sicuri che si trovi Raior nell'ippopotamo, oltre al geonudo? Perché sono un sacco di volte che trovo solo il geonudo. Ah, vedi, Popotas dopo un tot di unknown catturati. Sì, è vero, ho la guida. Sa che non mi dice niente sulla grotta rovine. Guida di merda. No, non c'è niente sulla grotta. Ah no, eccolo qua, grotta rovine, tunnel rovine. Primo stadio, secondo stadio. No, si trova anche al primo stadio Hippopotas. Però è raro, mentre Geodude è molto comune. Vabbè. Vedi, Hippo 5% sei meno di 10 unknown. Varrà la pena? Ma sì, ma sì. Avete ragione, facciamo una roba velocissima. Andiamo così, metto un po' di musica. Leggera... Non... Leggera intendevo il volume, ho fatto il meme per sbaglio. Vi giuro che non volevo fare il meme. E andiamo avanti. Vediamo se riusciamo a trovarlo al volo. Giuro che non volevo fare il meme. Stai attento in caso fuggi per sbaglio. Cos'è 2, Leo? 3? Cosa, Leo? 4? Ah, stai contando i geonudi? È un altro geonudo. No, non è morto nessuno contro Marzia. Siamo andati, anzi, abbastanza lisci. Abbiamo usato una tattica doppia intimidate su Lukaku. A meno 2 non ci ha più fatto niente su Gabite. Siamo entrati, terremoto, detonato. Sì, se avete salvataggi anche a computer, sì. Secondo me sì. Oh, yes! Yes! Let's go! Let's go! Rimettiamo il pathos. Ok, ora ci addormenteremo. Cioè, è di un ottimo livello. Poi con sabbia fiume. Questo è bello, questo è bello. Andiamo così per provare a catturarlo. Intanto iniziate a pensare al nome. Oppure se qualcuno ha... ha i punti. Va bene fargli poco, ma neanche così poco. Totti. Perché? Ippo Baudo. È Pippo. Ma un po'... Motomoto... Motomoto è bella, ragazzi. Motomoto è proprio bellissima. Switchiamo qua, giochiamo la safe. Sì, Motomoto è molto bella. Tiriamo la Sega Ball.
Let's go! Anche Gonzalo non è male, però, eh. Motomoto? Quanto pare tutti sono d'accordo per Motomoto. Let's go di Motomoto. Motomoto likes you. Amogus. Sauce. Curiamo Butterfree. Beautifly, perdonatemi, sono strafuso. Sveglia. Sveglia! E ora altra cattura subito. Ho detto Amogus. Ma Houndour non è solo di notte? Certo che era meglio, perché con la penuria di tipi fuoco di Sinnoh era molto meglio. Non è solo di notte però Houndour. Lacerazia lo regge, sì. Per 0,5. Dai, lo prenderà un lacerazione. Difesa alta. Rapid artigli. In bello inutile. Ah, voglia che l'ho retto. Però ora mi sa che con un altro se critta lo si tira giù. Andiamo di mega palla subito. Let's go. Let's go, let's go. Valeria. Questo si chiama Valeria, a forza. Easy proprio. Cioè, è femmina, è Valerio. Non c'è neanche da discuterne. Valeria. Si trova anche di giorno e all'arriva valore. Ok. Ok, ottimo. Buona Sand Percy. Poi... Ma Valerio è femmina anche all'azienda Lotta. No, è casuale all'azienda, è casuale. No, invece potrebbe diventarlo, perché io posso farli evolvere quelli che si evolvono per scambio. Mi dovete soltanto dire, perché non lo ricordo, dove si trova la copertura in Pokémon Platino. Se si trova pre-lega la copertura, possiamo fare Valerio. Isola Ferrosa. Easy allora, si fa Valerio. Vabbè, però Bronzor, senti. Senti. Tra l'altro questo, se ci scappa la mossa psico, ci sdruma. Andiamo di scorra. Ecco, vedi che a volte la prudenza non è mai troppa? Poteva avere antifuoco o Bronzor ha solo levitazione? Ho detto, me la gioco. Bronzong ha anche antifuoco, metti che... Forse Bronzor ha solo levitazione? Dite un po'. Non sono sicuro. Ira di Drago è ancora un'ottima mossa a questi livelli, eh? No, no, anche antifuoco. Ok, ho detto giochiamocela. A posteriori ho fatto male. Entra il Teta. Qua Cranidos fa una bruttissima fine. Ragazzi, se vi siete sabbati oggi, o se avete ricevuto la sub oggi, visto che ce ne sono state veramente tante, punto esclamativo Telegram e Discord in chat per entrare nei nostri gruppi. Ieri sera abbiamo giocato di nuovo a Gartic Phone con i sub, quindi quando volete entrate, lo facciamo sapere sul Telegram, di solito ci mettiamo d'accordo per giocare, quindi mi sembra una buona idea. Allora, bravissimi, vedo che state facendo quello che dovete fare. Su sto percorso teoricamente potremmo grindare un sacco, veramente un sacco.
Ok, abbiamo paralizzato sto coso. Se hittiamo con bullo... Ci sta andando sempre tutto male. Se hittiamo con bullo, lo tiriamo giù a più 2. E infatti, ovviamente, ci facciamo... Fuori dalle palle, come dico sempre. Dentro di nuovo scorra. Vabbè, questo è abbastanza easy adesso. No, non è ancora morto nessuno oggi. Dicevo, vi risponderà per messaggio privato. Per questo, se non lo vedete in chat, state tranquilli, è normale. Siccome sono solo sub i gruppi Telegram, Discord, vi risponde per messaggio privato, molto semplicemente. Andiamo a dare un paio di super pozze. Perché qua vedo che ne hanno bisogno questi stupidini. Esatto, esatto. È proprio ciò che ho fatto, come puoi ben vedere. Allora, gli allenatori me li grindo tutti off camera. Tanto non dobbiamo fare oggi Omar il Dindstrundtore. Per favore, Leo, se ci sei ancora, se puoi fare un reminder. Che sfiga. Vabbè che abbiamo l'ape, però. Sentite. Spaniamolo solo per il gusto di farlo, per castigarlo dato che non è uscito prima. Pure col crit. Ok. Non c'è Leo? Sono senza mod? O Kazond? Potrebbe essere... Lo puoi catturare all'arrivo a valore. Ah no, ok, c'è Leo. C'è Leo. Ok. Bella. Spanazione avvenuta più che correttamente. Ah, guardate, il miele che non ho ancora mai... Cosa? Perché non mi ha sfidato? Ok, riva valore. Ah, reminder di come... Di come si scrive Dindstrundtore, fra. Omar, devi scrivermi Omar il Dindstrundtore nella maniera corretta, cioè con l'addizione corretta. Si cerca Aundur, quindi? Si cerca? Cerchiamolo. Bravissimo, è proprio così che intendevo si dovesse scrivere. Omar il Dindstrundtore. Vabbè, è andata così. È andata così. Doveva andare così. Fatemi riflettere, però. Che abilità ha Girafarig? Potrebbe non essere merda totalmente. In caso di emergenza, ovviamente. Forza interiore sveglia lampo. Insomma... Non è malissimo. È un tipo psico. E noi abbiamo penuria dei tipi psico. Questo sì. Tuttavia... Dovrebbe reggerla. Con un'altra però se lo critto lo sdrumo. Vai mille. Sì, è normale psico. Non è un bruttissimo typing normale psico, ragazzi, secondo me. Cioè, perde la debolezza a spettro essendo normale psico. Ha accesso alle mosse psico che sono molto cazzo. E... cazzo. Bottana! Chi ha la difesa speciale più alta? 41 con 75 PS. 42 con 79, 38 con 81, 40 con 83, 34 con 79. Porco zio. E vai Vimbuizel. Tiriamo la ultrapalla.
Dobbiamo danneggiarlo ancora, se vogliamo andare sul sicuro. Ok. Tesissima a catturare sta giraffa, ragazzi. Let's go. Let's go. Ah, ciao Mambo, benvenuto Mambo, non ti avevo visto. Mambo Cosmo fa parte della lore, ma ancora non lo conoscete. Vi dico solo che nell'universo c'è un Mambo Cosmo, vi basti sapere questo. Nome di Girafarig. È il vostro momento. Però Melman non è Kek come Motomoto. Cioè Motomoto è proprio il Kek. Invece Melman è Normi, secondo me, come nome. Se concorderete con me. Anche Motomoto ormai è qua, è un meme morto, eh. Però è comunque Kek, secondo me. Max Allegri. Ce l'ha la faccia da Max Allegri, eh? Max Allegri, poi si fa la squadra con Maurizio Sarri. Lotito. Federico Bernardeschi. Phoenix Wright. No, perché Faina? 8 perché è palindromo. Ortomuso. Anna. Me è Matt Max Allegri. Me l'hai scritto in pugliese o hai sbagliato a scrivere? Pardini. Perché Pardini? Acciughina. Acciughina sembra un nome da Tonks, forse. Faccia da culo. Va bene, grazie, grazie Giuseppe. Millesota. Bello Girafarig al contrario, originale. Però ho letto uno che mi piace di più. Resta. Tra l'altro oggi Resta non c'è, quindi non può saperlo. Mi avete convinto, appena l'ho letto mi avete convinto. Non diteglielo, eh! Silenzio, ragazzi! Silenzio! Lo deve vedere da solo. Oggi non c'era e oggi paga di essere un Girafarig. Ragazzi, dobbiamo aiutare la donzella. Ha perso la chiave della suite. E dice che non ha il software ricerca strumenti. Quindi dovremmo... Questo è un insulto, non va bene. Dov'è che devo cancellarlo? Ok. Dovremmo aiutarla a trovarla, così magari ci fa entrare nella suite, no? Per darci uno strumento. Dove si trova? Troverà qua in giro, suppongo. Fatemi tornare in giù. È lì vicino. Sotto. E poco sopra il varco. Qua. No, dove? Poco sopra... Ah, il varco inferiore. Qua. Questa, quindi. Ah, literally qua. Porca... Easy. Easy, easy. E adesso andiamo a prenderci ciò che ci spetta. Quindi? Dai. Vabbè. Prendo le distanze. No, il flauto bianco. No, no, Resta, non è morto nessuno, per fortuna. Siamo ancora tutti qua. Siamo ancora tutti assolutamente qua. Senti, psiche. Presto farai un incontro magico.
No! Axo annuncia la carpa magica 3? A me questa sembra una predizione bella e buona. Ah, l'ha distorto. Ok. Non la vedo chissà come utilizzabile all'interno di una Nuzlocke. Però. No, chi è che ha spoilerato? Ma perché, Motez, perché? Cioè, ora non capisce, secondo voi? Prendiamo sto strumento. Pipi su. Vabbè, dai, almeno non ha capito, resta ancora. Ciao, sono... Oh mio Dio, Junichi Masuda! Te la fai una foto? Aspettate, fatemi la foto con Masuda. No, cazzo. Grazie. Ok, 24-18, vabbè, non male. Tocca al pipo di Masuda. Ting! Fatto. C'è qualcos'altro da prelevare qui? Secondo me siamo entrati un po' dovunque. Tu chi sei? Al centro spaziale di Hoenn. Certo, Fra, lo so benissimo che se fai 100 voli puoi andare sulla Luna. Lo sanno tutti, d'altro canto. Ci sta il ristorante in cui sfidare i ricconi. Andiamo. No, dai, me lo faccio off camera. Se non ti danno niente di che, me lo faccio off camera, se no ci scassiamo le ballend. Questo hotel è davvero romantico. Spero che un cavaliere a cavallo di un Pokémon mi porti qui in luna di miele. Ce l'abbiamo un Pokémon cavallo? Vabbè, abbiamo 1000 fave però. Vero, controlliamo qual è il cappone per Omar. Ma mi sa che è altissimo, tipo 38 sarà il cappone per Omar. Prevedo 38. 37, vedi, 37 Floatzel. Cappone al 37. Ma ci stiamo dentro, teoricamente. Porca troia, devo pure allenarli. Ah, abbiamo Juan, è vero? Anch'io posso lottare. Tanti saluti. Capiti a fagiolo, caro Maril. Raga, ma li metterò gli episodi sul canale principale. Allora, funziona così. Sul canale principale, presto, visto che abbiamo 4 medaglie, uscirà il mega assunto di tutta questa prima parte di Platino. Ma c'è 15 minuti di video in cui si fa una narrazione a posteriori. Mentre sul secondo canale stanno uscendo gli episodi interi, cioè letteralmente le stream ricaricate su Axo Archivio Live. Allora, questo invece non capita a Fandjuolo. Però il Fave è morto. Andiamo Vimbuisol. No, niente, resta, è tutto a posto. Sta tranquillo. Già mi vedevo l'intro forza. Ah, sto coso comunque c'ha delle mosse orribili ancora, eh? Ah, Shellos è ancora solo acqua? Va bene, andate a fanculo. Sì, confermo che è solo acqua, sono uno scemo. Beh, gli sto facendo acquagetto che è 0,5, se fosse stato terra sarebbe stato 1 per. Quindi sono ufficialmente stupido. Manda un altro Shellond. Tiriamoglielo giù, detoniamoglielo, scoppiamoglielo, umiliamoglielo. Detto scoppiamoglielo. Mi sa che nella prossima comunque si fa Omar di per direttissima, eh. Sì, doppio acquagetto è stato 400 IQ. Veramente una mossa degna di Pokémon Challenges. Non a caso, infatti, iniziano a chiamarmi il miglior Nuzlocker del mondo. Questa la reggiamo.
Ora però bisogna switchare, sì. Cazzo, ho chiuso l'aria. No, tranquilli ragazzi, avevo più o meno pronosticato che anche il crit l'avremmo retto ampiamente, infatti si è rimasti con 9 PS e ha crittato. Cioè, era un crit quello che ci ha fatto, quindi ci siamo stati dentro larghissimi. 9 PS sono un buon margine. Sapete che mi dovrei curare i Pokémon, quindi doggiamo gli allenatori. Oppure me li curo un attimo. Fatemi curare 1000 e ci siamo. Poi off camera rialleno tutti. Manca veramente... In realtà ho saltato un botto di allenatori io nella vita qua. C'è stato un percorso che avevo detto avrei recuperato, ma mi sa che non li ho recuperati mica tutti, onestamente. PC di Da Babe. Axo, sai fare i lapo che fanatici sono dell'Arz in greco antico? No, non credo di saperlo fare. Meno male. Io mi ricordo di Young Pardini, ma si è palesato, si è palesato. Vabbè, qua ci serve Lino, poi recuperiamo anche questo strumento. La casa del signor impronta? Vabbè, entriamoci in casa del signor impronta, vediamo cosa ha da dirci sulle impronte. Volete che alleni Rhyhorn? Perché tra Axo e José c'è un forte legame di amicizia. Ah, Fiocco Orma. Bello, bello, grazie. Molto bello. Qua c'è un pescatore. Qua non ci posso passare. Ah, vedete quanto serviva Lino? E al posto di chi però? Perché, allora, la squadra per ora sarà Gastrodon al posto di Flotsel. Su questo non ho dubbi. Rhyhorn, secondo me, non è una grande idea in una Nuzlocke. Cioè, potremmo farlo per il meme, per Valerio, ma non è affatto una buona idea. Due debolezze, 4 per. Acqua ed erba. Flotsel è più bello, però Gastro è acqua-terra. Cioè, acqua-terra è... È un grande typing, anche perché con Garchomp non condivide debolezze, quindi vanno molto bene anche assieme. Secondo me è rischioso il Rhyhorn. Baccapaia. Oh, continuiamo a trovarla sta Baccapaia. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sì, Gastro è molto meglio di Flotsel. Lino versus Scorra di Camilla. Beh, tu scherzi, ma se lo si evsa duro in PS e prendi una Dragofuria, poi di Bora lo fulmini Garchomp, eh? E Lino impara Bora. Se ti entra la Bora, magari anche con una Lastra o con un Gelomai, lo fulmini Garchomp. E non è così impossibile reggere un Dragofuria con un Bibarel, eh? Minchia se lo conosco il Parcolotta. Cattura dove? 2.13. Ah, effettivamente... Aspettate. Eh beh sì, perché questo era il 2.14 e questo è il 2.13. Ci abbiamo una cattura qua. Chi si prende? Boh. Vediamo. Aspettate, ah, volevo mettere 1000 davanti. Pipipo. Che schifo. Ma non ho il microfono, come faccio a insegnargli le cose, ragazzi? È proprio lo catturiamo per il meme. E no, resta, non posso, perché non ho il microfono. Ma sto coso mi sdruma l'Axio?
Io sostituisco per sbaglio. A suon di poche palle. Oh. Dai. Ma guarda te. Ma guarda te se devo perdere tempo per catturare sto coso. Ma poi cosa esulto che fa schifo. Datemi un nome giusto. Carlo? Perché Carlo? Va bene, mi piace. L'ho già letto. Canta. Canta. E noi gli abbiamo dato il nome che si meritava. Fatemi curare i Pokémon prima di subito. Ok. Prandtopoli. Here we come. Here we come. Va bene. Tempo di salvare il gioco. Molti dati in corso. È stata una bella parte oggi. Si è fatto bruttissimo, non si è perso nessuno. Giocata quasi discretamente bene. Contro Marzia è stata giocata bene, secondo me. Ho regalato tante sub. Ne sono state regalate altrettanto. Tocca prepararsi per l'azienda. Ah, fai un recap dei Pokémon. Sì. Prima di eliare qualcuno facciamo un recap di tutti i Pokémon. Allora. Così chi fosse arrivato dopo. Abbiamo Favi, perché è stato favizzato. Dario Roccia, Pistrelo, Dralz, Osvaldo, l'uovo, Maurizio Sarri, Carmela, Resetta 3, Resetta 4, El Pipo, in occasione del raid spagnolo, Poketonks, Elia, perché è l'annon con la E, Carmela secondo, Juand, Resetta secondo, Muriel, Carmela terzo, Albano. Oh no, l'ho spoilerato! Resta. Valeria, Carmela quinto, Motomoto, Carmela quarto, Medichad, Resetta e Lino Banfi. Nel box dei morti, ovvero Haha LOL, purtroppo abbiamo Meme Morto e Giuliana. Oh, non c'è Resta, godo. Godo, non c'è Resta, godo. Non l'ha visto. Let's go, il segreto di stato viene mantenuto. Vi ricordo, prima di quittarend, è uscito il video sul canale dei salvataggi. Abbiamo esplorato un salvataggio in francese dove c'è Pingoleon. Fidatevi che ne vale la pena di andare a conoscere Pingoleon. Mi sembra una cosa giusta e buona. Quindi andate a spararvelo se ancora non lo avete visto. A questo punto noi si raida l'Agostino. Mi raccomando, una bella eliazione ora che avete quasi tutti le emote. Esatto, rimanete per l'eliazione anche perché appunto vi dà punti canale che potrete investire. Lo devo ripetere sempre. Ricordatevi, se vi siete sabbati oggi, di entrare nel Telegram e nel Discord. Andate a postare sul subreddit se avete qualcosa da postare. E dobbiamo preparare l'azienda lotta gestita da voi. Stasera mi metterò già al lavoro, perché abbiamo raggiunto le 200 sub abbondantemente superate. Certo, 5 l'ho dovuto regalare io oggi, però insomma. E quindi arriverà il vostro momento di vincere l'azienda lotta. A questo punto il raid è pronto, noi ci vediamo domani da Matteo Agostini con l'azienda lotta ore 16 e sul canale trovate il nuovo video, dopodiché pausa weekend solita. Quindi se non ci sarete domani, buon fine settimana, ci sentiamo per chi c'è da Agostini, altrimenti lunedì azienda. Ciao a tutti!